Buonasera amici di Nova News 24 al Grande Fratello VIP, le sorprese non finiscono mai e dall'ex di Onestini che entrerà questa sera nella casa del Grande Fratello VIP ha una notizia che sta facendo il giro del web. Antonella ed Edoardo sono stati censurati durante la notte ma stavano facendo qualcosa di strano, cerchiamo di capire cosa. La relazione tra Edoardo e Antonella procede tra alti e bassi nella casa del Grande Fratello VIP, le ultime liti non promettono niente di buono e l'ultima lita risale alle più recenti nomination, quando Antonella non ha apprezzato il cambio di rotta di Edoardo e in settimana se ne sono dette di ogni cosa. Nonostante le incomprensioni però la coppia continua il proprio percorso, tanto che le telecamere li hanno immortalati mentre si scambiavano dei baci. Ecco amici di Nova News 24, sembrerebbero litigare e piangere ma inspiegabilmente si scambiavano dei baci e la regia ha deciso proprio di censurare le immagini e cambiare repentinamente la diretta. I fan sui social se ne sono accorti e hanno cominciato a commentare indispettiti. Perché la censura? Si stavano baciando? Andrà contro le dinamiche? Ha commentato qualcuno malizioso davanti alla scelta della regia. Intanto questo ovviamente non lo sappiamo cosa sta succedendo, ma nell'ultima proprio diretta del Grande Fratello VIP dallo studio Alfonso Signorini ha voluto proprio sottolineare il fatto che tra Antonella ed Edoardo ci sia una profonda crisi, e alla domanda di Oriana Mazzoli, che ha chiaramente detto torneranno insieme, Alfonso ha deviato il discorso dicendo che probabilmente i due questa volta hanno una rottura molto pesante. Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP, amici di Nova News 24? Se tutte e due presi dal pianto sono costretti a consolarsi nelle braccia degli amici, sembrerebbe proprio che i due si siano baciati durante la notte, ma questo ovviamente non è stato fatto vedere al Grande Fratello VIP. Cosa sono queste dicerie? Intanto ditecelo voi amici di Nova News 24, se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.